tratta di capire quali sono i progetti che nella dimensione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nei tempi del Piano di Ripresa e Resilienza possono essere realizzati anche in riferimento al sistema di controlli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi lavoreremo positivamente e ritengo che si troveranno tutte le sintesi più opportune e le soluzioni ai problemi. Sul PNRR fitto è chiaro, sono ottimista perché l'approccio su questo terreno non può essere un approccio del governo. L'obiettivo è quello di avere elementi di chiarezza sull'uso di queste risorse e l'esigenza di adeguare questi programmi. Come annunciato poi dal ministro Salvini, il MIT è pronto a spendere 2,7 miliardi in più su casa e acqua. Gli 84 interventi per un altro miliardo e due che potrebbero essere finanziati sono da me messi sul tavolo del ministro Fitto, perché se ci fosse qualche voce non spendibile, non finanziabile, guardando solo la casa e l'acqua, noi come MIT, con la collaborazione dei sindaci, possiamo mettere a terra 2 miliardi e 700 milioni di euro in più. Non conta solo un dato importante, tecnico, legato alla capacità di rendicontarli nei tempi previsti, ma di garantire effettivi trasformazioni in positivo delle nostre città. E poi è stato siglato l'accordo tra la Polizia di Stato e ANCI per la tutela delle reti e dei sistemi informativi, un progetto innovativo per la cybersicurezza dei comuni italiani. Questo protocollo vede una collaborazione con la Polizia Postale e anche attività di formazione del personale dei comuni grazie all'intervento della Polizia Postale, interventi periodici, formazione periodica che ci aiuta nell'ambito della cybersicurezza alla protezione dei dati e alla protezione dei sistemi informatici. Nelle intenzioni del ministro della pubblica istruzione Valditara c'è poi uno sportello che consenta un dialogo costante con gli enti locali e vada oltre il tema del PNRR. Ogni 15 giorni la possibilità di un'interlocuzione diretta con il ministero per risolvere e affrontare le varie problematiche che riguardano la vita dei sindaci, la vita degli enti locali, la vita dei comuni e delle province.